Compagnia del sottotenente di Vascello Alex Melchioretto. Buon pomeriggio e benvenuto su HTO. Grazie, buon pomeriggio a voi. Allora, tenente, lei è pilota dell'aviazione di marina. Ci può spiegare che cosa significa? Sì, in pratica siamo dei piloti militari che però sono impiegati, sono ufficiali della marina militare e che vengono impiegati eh, diciamo nell'attività eh, volativa della marina militare. Quindi siamo piloti formati. Mm, militari, quindi marina, e facciamo attività sia con elicotteri che con jet militari, e che sono comunque marina militare. Allora mi spieghi un po' perché io sono ignorante in materia, si diventa prima pilota e, o prima marinaio, come funziona? Allora inizialmente facciamo le... Per gli ufficiali si fa l'Accademia di Livorno, quindi presentiamo e facciamo eh, diciamo, il corso ruoli normali o il corso di eh, ufficiali piloti di complemento per diventare ufficiali di marina. Dopodiché si fa il, il proseguo della carriera come pilota e quindi si diventa piloti militari. E quanto dura questa formazione? Eh, diciamo, mh, la formazione da pilota può essere intorno ai due anni e mezzo, tre anni di formazione per essere diciamo, impiegati a livello operativo. Tenente io quest'anno oggi le devo fare anche gli auguri perché eh, quest'anno ricorre il centenario dell'aviazione di marina, giusto? Sì, confermiamo. È il 2013 festeggiamo i 100 anni dell'aviazione navale, È nata con il, il sottotenente di vascello Calderara che è stato il primo pilota brevettato sia della Marina militare ma in generale, quindi è il primo brevetto militare che l'Italia ha avuto nel 1913. Che cosa possiamo vedere invece oggi qui a Euroma 2? Che cosa ci avete portato? Eh, diciamo questa parte dello stand eh, abbiamo portato un piccolo simulatore, un simulatore statico, dove i bambini si possono divertire e imparare qualcosa che fanno i grandi nel campo della marina militare. E nello specifico abbiamo un simulatore dell'LSE che non è altro un segnalatore specialista di marina militare, della marina che a bordo ha la mansione sia del specialista, quindi di meccanico e comunque quella persona che controlla l'efficienza degli elicotteri o degli aeromobili, ma ha anche la funzione di segnalatore. Quindi sulle unità anche eh, fregate o comunque unità eh, che hanno un ponte di volo danno indicazioni ai piloti eh, sia per la fase di avvicinamento, quindi dell'atterraggio sia nella fase di decollo. Quindi sono diciamo, i nostri occhi portati eh, fuori dall'aeromobile. Quindi hanno una funzione fondamentale insomma? Sì, diciamo, sono -no, in tutto e per tutto il pilota per la riuscita diciamo, dell'avvicinamento e del, del decollo da unità navale. È possibile vedere qualche cosa? Sì, adesso eh, stiamo vedendo eh, la fase di decollo. Eh, abbiamo l'SH90, ultimo elicottero entrato nella famiglia marina militare. Abbiamo al suo fianco un segnalatore, quindi la persona che eh, dà indicazioni di quello che succede eh, al, diciamo, all'esterno dell'elicottero. Abbiamo visto adesso precisamente la fase in cui i due specialisti si sono avvicinati a prendere, eh, diciamo, a eh, togliere le rizze, che sono diciamo, delle catene che tenevano vincolato l'elicottero a terra. E eh, successivamente, una volta il ponte liberato, eh, vediamo eh, l'LS che dà indicazioni per il decollo, per l'effettivo decollo. Lei da quanto tempo è ufficiale della Marina? Eh, sono eh, 13 anni che faccio servizio in Marina, eh, nella componente aeromobili dal 2002, quindi sono partito per gli Stati Uniti, ho avuto dopo il corso diciamo, accademico come ufficiale pilota di complemento, eh, ho fatto la mia carriera diciamo, nell'aviazione di Marina e ho avuto la fortuna, ecco, dopo gli studi iniziali in accademia, di fare due anni e mezzo negli Stati Uniti. E poi dal 2004 essere impiegato operativamente su elicotteri della Marina Militare. Noto sulla sua giacca che ha molti riconoscimenti, mi può descrivere che cosa significano? Sì, allora, ogni riconoscimento eh, è, diciamo, sono le missioni a cui ho partecipato, eh, quindi dal 2004 a eh, poco tempo fa. Eh, sono, diciamo, se posso far vedere, sono la lunga navigazione aerea, quindi sono i dieci anni di navigazione aerea. 16 anni di servizio, abbiamo il nastrino commemorativo per le missioni in Afghanistan, abbiamo le, le missioni di pace, eh, queste le ho acquisite in Libano, ho partecipato sia nel 2006 che nel 2012 a missioni di pace in Libano, la missione, diciamo, questo è il nastrino per la protezione civile, quindi per la missione all'Aquila, il terremoto, le, questa è per la missione Active Andeur, è pattugliamento e sorveglianza nel Mediterraneo. Missione NATO, questa è la missione in Afghanistan ISAF, a cui ho partecipato a tre missioni negli ultimi anni fino al 2009, missione in Libia, quella che abbiamo terminato nel 2011, la, il nastrino di riconoscimento per aver partecipato alla missione a terra in Libano per le Nazioni Unite, e l'ultima è la missione Atalanta dell'Unione Europea per l'antipirateria nel Corno d'Africa. Complimenti davvero, eh. quindi posso dire che è un vero onore per me oggi essere qui al suo fianco. Tenente, come ultima cosa adesso le chiedo per tutti i nostri amici di HTO, i nostri amici anche più giovani, che magari volessero avere maggiori informazioni su come diventare pilota navale e come possono fare per avere appunto queste informazioni. Sì, allora eh, vi consiglio di andare sul sito della marina www.marina.difesa.it. Dove avrete la possibilità di conoscere oltre diciamo, il mondo della Marina e le proprie specialità, avrete anche la possibilità di vedere sotto indicazioni di concorso, quindi la parola concorso, tutto quello che serve per poter diventare sia ufficiali che sotto ufficiali che eh, personale del ruolo truppa della Marina Militare, e quindi sia il, diciamo, il limite di età per, cui, per, diciamo, per poter partecipare al proprio a tutti i concorsi, sia il titolo di studio che è necessario per potervi entrare. Grazie. Grazie a voi.